le aziende non ci sono, la buona scuola crea posti di lavoro, riesce a produrre auto in che qualcuno continua a comprare. C'è stata una propaganda delle assunzioni che tra l'altro non verranno comunque coperte per mancanza di abilitati eccetera e nessuno parla in realtà dei 100.000, quasi 100.000 insegnanti abilitati di seconda e terza fascia che negli anni hanno contribuito a sostenere il sistema della scuola pubblica e che da quest'anno sono praticamente licenziati o comunque licenziabili. La grossa bugia di Renzi è proprio questa, le persone che ha assunto nel corso degli anni comunque sarebbero state assunte per legge, quindi lui ha semplicemente anticipato, ma io dico se hanno anticipato anticipino per tutti, è palese, quindi adesso veniamo qui con delle proposte, speriamo che la Giannini ci ascolti e basta, altrimenti sarà guerra anche quest'anno. Ci vogliono molti più soldi, abbiamo messo 4 miliardi, uno l'anno scorso e 3 a regime per ogni anno. Mi sento profondamente orgogliosa di essere la persona che ha portato questo tipo di trasformazione all'interno della scuola. Ah, perché è tornata a scuola! Credo che... Abbiamo visto artisti! Sono 3 mesi che non prendiamo lo stipendio! Non ci pagano la disoccupazione! Ha tagliato gli scatti di anzianità! Tagliano gli scatti, non parlano di contratto! Allora, la ministra ci ha assicurato che ci sarà questo concorso a dicembre, ma noi vogliamo che venga tolto, abolito proprio il tetto del 10% di idonei, ovvero tutti i vincitori del concorso, anche qualora non dovessero rientrare poi nelle cattedre a settembre, vengano comunque convogliati in una graduatoria di merito, perché non è giusto penalizzare persone che lavorano da anni, perché le persone di seconda e terza fascia, i docenti di seconda e terza fascia, sono quelli che hanno mantenuto in piedi la scuola italiana negli ultimi 10 anni. Se si parla di continuità didattica, questa continuità didattica deve essere garantita con i professori che l'hanno mantenuta e questo i genitori soprattutto dovrebbero saperlo. Quindi voi chiedete che questo concorso venga fatto, ma venga abolito il tetto del 10% di idonei. La ministra si è ha mantenuto chiaramente le sue posizioni sul tetto del 10%, secondo me ci sarà ancora molto da lavorare, però ripeto, io sono democratica, credo di aver parlato con delle persone democratiche, vediamo se siamo tutti quanti in questa volontà di fare democrazia nella scuola. Se ciò non avverrà, almeno da parte della seconda e terza fascia, purtroppo non accetteremo, ecco, del tutto supinamente. Ecco.